Mauro Nespoli a Vigevano per la festa di Sport Exhibition, la festa provinciale del CONI. Sei un po' di casa qua a Vigevano, sì. Insomma, comunque in provincia di Pavia. Non è la prima volta che vieni, eh? No, io sono vogherese, sono pavese e sono venuto a Vigevano già in un'altra occasione, sempre per Sport Exhibition, in varie occasioni per competizioni. Sicuramente è un piacere per me essere qui stasera, avevo dato la mia disponibilità ancora prima delle Olimpiadi, sono ancora più felice di poter tornare qui oggi con la medaglia d'oro. Ecco, quando avevi dato la tua disponibilità, in che percentuale ti aspettavi di vincere una medaglia d'oro? Diciamo che la medaglia d'oro è sempre un po' un terno al lotto, sicuramente la preparazione era stata fatta bene, l'idea di poter portare a casa una medaglia o nella gara squadra o nella gara individuale c'era, il colore poi sinceramente non aveva importanza, visto poi come è andata la gara individuale, la gara squadra soprattutto, quando abbiamo visto che gli Stati Uniti riuscivano a battere la Corea, allora ci siamo detti assieme a Michele Frangilli e Marco Gagliazzo, dobbiamo battere il Messico e andiamo a giocarci questa splendida finale. Ecco, senti, è stata una medaglia particolare perché è la prima medaglia d'oro per l'Italia ed è stata una delle medaglie più, a giudizio di tutti, più emozionanti, perché quel tiro scoccato all'ultimo, decisivo. Sicuramente già il tiro con l'arco è uno sport emozionante di per sé, ha poca visibilità e di questo me ne rammarico. Però effettivamente è stata una gara perfetta, sempre davanti, abbiamo perso un pochino di vantaggio rispetto alla compagine americana, all'ultima freccia bisognava fare centro, per fare un parallelismo con un altro sport, all'ultimo tiro bisognava fare gol, all'ultimo calcio di rigore bisognava fare per forza gol per vincere, noi ce l'abbiamo fatta, Michele ha centrato il 10, il punteggio massimo e è stata medaglia d'oro. Ecco, sai che a Vigevano c'è una discreta tradizione del tiro con l'arco. Sì, quindi sì, conosco personalmente la società di Vigevano, ho avuto, come dicevo prima, modo più di un'occasione di partecipare a varie competizioni, anche a conquistare il titolo provinciale in questa città, è sicuramente un'associazione molto attiva che ha nell'attività giovanile sicuramente un impegno molto, molto considerevole. Sicuramente sono molto competenti, potranno far crescere come in passato altri validi atleti. Un'ultima domanda, cioè, sono sempre chiesto, quando un atleta vince qualcosa di importante a livello olimpico, in che percentuale si vince per l'Italia e in che percentuale si vince magari per la propria regione, per la propria terra, ecco. Tu sei vogherese, ecco. Io sono partito da Voghera prima di Londra facendo una festa assieme agli amici e alla famiglia e sono tornato da Londra e subito ho ritrovato gli affetti dei miei cari e di nuovamente degli amici, quindi sicuramente Voghera, l'oltre po' Pavese, la provincia di Pavia sono venuti con me a Londra, quindi innanzitutto in questi sport meno visibili sicuramente grande importanza ha avuto la vicinanza del territorio, quindi innanzitutto la medaglia la dedico a loro e sicuramente poi a tutti gli italiani che hanno fatto il tifo per noi alle Olimpiadi. Senti, complimenti ancora per questo risultato. Grazie. Da parte di tutti, i vigevanesi, i lomellini, e sei giovanissimo, quindi ovviamente ti aspettiamo una conferma anche tra 4 anni. Sì, l'obiettivo adesso è l'Olimpiade di Rio de Janeiro, l'idea è quella di poter emergere anche nella gara individuale, la strada da fare è ancora tanta, ma 4 anni sono lunghi, quindi grazie a voi per questa occasione, grazie al CONI per avermi permesso di essere qui stasera e arrivederci, speriamo prima di 4 anni. Anche Francesca Della Fè, ospite a Vigevano per questa manifestazione del CONI provinciale, e vabbè, ovviamente non hai vinto, lo sappiamo tutti, la tanto sospirata medaglia, però ti sarei accorta che sei stata una delle atlete più seguite, più non so se per la tua bellezza o anche per le tue lacrime che hai lasciato Londra. Ma sì, mi sono accorta che ci sono state un sacco di persone che hanno fatto il tifo per noi, per me, e nonostante poi non siano andate bene le cose mi sono stati vicino comunque. In quel momento la cosa più spontanea che mi è venuta da fare è di piangere, forse le persone hanno apprezzato proprio questo, non ho trattenuto le mie emozioni, i miei sentimenti e ho dimostrato quello che stavo provando in quel momento.
Ecco, era più rabbia per il giudizio della giuria da incompetente di Tuffi, tutti comunque hanno notato che in effetti c'è stata una disparità di giudizio rispetto alle canadesi, oppure rabbia anche perché avete sbagliato un tuffo che era maggiormente alla vostra portata, ecco, come punteggio? Sì, diciamo che la rabbia è venuta subito quando abbiamo sbagliato quel tuffo, non l'abbiamo mai sbagliato e proprio in una gara così importante non ci voleva, però avevamo tutto il tempo per recuperare, e solo che poi riguardando la gara i giudici non ce l'hanno permesso. Subito dopo la gara non puoi parlare di ingiustizia, perché non vivendolo da fuori, dall'esterno, non capisci. Poi rivedendo la gara un pochino forse sono stati un po' troppo severi con noi e troppo poco severi con le canadesi. Ma c'è un po' di chiamiamola mafia a livello di giurie? Ma boh, forse ce l'ha per tutto, non lo so, è andata così. Noi non dovevamo sbagliare, dovevamo prenderci il posto che ci meritavamo, che non era comunque il terzo posto ma era il secondo, perché se noi non sbagliavamo eravamo là. E dopo quello che è successo e succede dietro le quinte, noi non possiamo saperlo e non possiamo neanche giudicarlo. C'è da sperare che una volta uno, una volta l'altra. Speriamo che sia così. Senti, si è tanto parlato della tua compagna Tania, della rinuncia alle prossime Olimpiadi, che è stanca, che non vorrebbe tirare ancora 4 anni. Ecco, ci sono delle news in questo senso? Vi siete parlate? È troppo presto per dirlo? Ma parlare di Olimpiadi adesso è un po' troppo presto. Noi andiamo avanti, ogni anno c'è una sfida nuova, al prossimo anno ci saranno gli europei e i mondiali, e sono due appuntamenti molto importanti, io ci sarò, lei ci sarà e ci saremo come coppia, e andiamo avanti così anno dopo anno. Ecco, tra qualche anno ti vedi ancora appunto sulla pedaliera di Tuffi, o magari in una serata come questa come modella? Come ti trovi? È la prima volta che ti capita? Sì, beh, è la prima volta che devo sfilare, e devo dire che non è che mi trovo molto a mio agio, mi trovo più a mio agio in costume su un trampolino. Quindi sarà più emozionata stasera? Ma che sarò più emozionata. Cercherò di divertirmi, perché questo è lo spirito. Così. E niente, qua non si gioca niente, non ci sono giudici, quindi posso anche sbagliare. Sì. Grazie e complimenti ancora. Shuffling.
Bravo.